tutti! Oggi sono qua per condividere con voi la mia wishlist natalizia, ovvero la mia lista dei desideri, al cui interno ci sono libri, fumetti, cose per la casa, cose per me stessa, insomma un po' variegata. Partiamo dalle cose per la casa, perché da quando vivo da sola ho bisogno di tantissime cose e quindi mi piacerebbe tanto ricevere ad esempio uno stendino, che è veramente il sogno proibito di ogni persona, immagino. Che bella aspirazione desiderare uno stendino per Natale. Scherzi a parte, lo stendino che abbiamo in casa è molto molto vecchio, io ero abituata a quello della Fupa Pedretti dei miei genitori, che è meraviglioso, occupa veramente poco spazio da chiuso, ma poi quando si apre è molto grande e ci stanno per bene anche ad esempio le lenzuola, mentre qui con lo stendino che ho adesso non riesco a stenderle per bene. Insomma, mi piacerebbe un vero e proprio stendino per la casa. Un'altra cosa che mi piacerebbe tantissimo, ma in realtà la desidero ogni anno e mi rendo conto che è una spesa abbastanza importante, quindi chissà quando riuscirò a potermela permettere, è la planetaria. È veramente il mio sogno proibito, visto che amo tantissimo fare soprattutto i dolci, la planetaria ti salva la vita e tutte le volte che la vedo a Bake Off, proprio quella della KitchenAid, io sono lì in adorazione, non guardo nient'altro se non la planetaria a color pastello. Un'altra cosa che mi servirebbe tanto in casa è l'aspirapolvere senza fili, ovviamente non punto al Dyson, visto che anche in questo caso parliamo di una spesa abbastanza importante. Al momento ho una specie di scopa elettrica, sempre senza fili, che è comodissima, però non riesco ad aspirare tutto. Quindi devo passare anche ad esempio con lo Swiffer o con la scopa per riuscire a pulire tutto il pavimento. Mi piacerebbe avere un attrezzo solo, visto che non vado pazza per gli aspirapolveri, è una delle cose che non sopporto fare in casa. Passiamo ora ai libri e fumetti. Un libro che è uscito recentemente per Adelphi e che mi sembra meraviglioso è il libro degli esseri a malapena immaginabili. Penso che sia anche illustrato questo libro, quindi meraviglia. Io ancora non ho avuto modo di vederlo in libreria, non l'ho ancora trovato, però immagino che sia una lettura deliziosa, soprattutto per me che adoro tantissimo gli animali, le creature, insomma è un ambito in cui ho anche studiato, diverse enciclopedie anche a casa. Un altro libro che mi piacerebbe ricevere per Natale è Tre stanze per un delitto di Sophie Hanna. In pratica questa scrittrice ha preso il personaggio di Poirot di Agatha Christie e ha scritto una serie di libri, penso che ne siano usciti due attualmente, il cui protagonista è appunto Poirot. Sono abbastanza scettica al riguardo, perché secondo me il personaggio di Poirot della Christie non è riproducibile, quindi sono scettica, ma dall'altra troppo troppo curiosa, perché prima o poi leggerò tutti i libri della Christie e quindi non avrò nulla di nuovo da leggere su Poirot. Mi piacerebbe scoprire invece una via alternativa per non smettere di appassionarmi a questo investigatore belga. Non lo so se ha senso il mio discorso, però mi attira particolarmente. Tra l'altro in quest'ultimo periodo sono entrata in fissa proprio con le cose a tema Poirot, ma ci arriveremo poi in questa lista. Un altro libro che mi ispira tantissimo è Frotte di pesci rossi di Okamoto Kanoko, edito da Lindau. È, se non sbaglio, una raccolta di racconti di quest'autrice che non è stata mai pubblicata in Italia fino adesso, e mi ispira particolarmente perché sono sempre alla ricerca di nuovi autori giapponesi. La copertina con i pesci rossi è favolosa e ho cercato di informarmi il meno possibile proprio per gustarmi come si deve il romanzo, che secondo me dovrebbe essere molto delizioso e delicato. Un altro libro che mi piacerebbe molto leggere è A Simple Favor, non ricordo l'autrice, ma ho scoperto questo libro perché in copertina c'è Blake Lively. Perché c'è in copertina lei? Perché proprio nel periodo di Natale, o comunque adesso a dicembre, esce il film tratto da questo romanzo, che dovrebbe essere una specie di thriller. Le protagoniste, se non sbaglio, sono tipo due casalinghe, o comunque due madri, e una di queste è appunto Blake Lively. Io adoro Blake Lively, è tipo la mia musa, e quindi questo mi basta per dire ok,
voglio leggere quel libro perché sicuramente vorrei vedere il film prima o poi, quindi mi piacerebbe leggere prima il romanzo per farmi un'idea. Inoltre è abbastanza che non leggo un thriller o comunque una storia un po' così misteriosa, non mi dispiacerebbe. C'è poi un ricettario bellissimo uscito per l'Ippocampo sul Giappone che ha la copertina tipo in bambù o in legno che ho sfogliato a, mi sembra a Bologna in una libreria. Comunque adoro follemente, sapete che io adoro cucinare in casa in stile un po' fusion giapponese, ungherese, quindi mi piacerebbe tantissimo, ricettario con diverse immagini, ricette, non soltanto sui piatti, ma anche sulla storia, le tradizioni, quindi wow, che meraviglia! Tra l'altro, un libro sempre sulla cucina giapponese, l'avevo addocchiato quasi l'anno scorso, ormai, solo che poi è andato fuori produzione e quindi io mi mangio le mani. Spero tanto che qualcuno me lo regali questo ricettario, parenti, amici all'ascolto, hey hey hey. Perché sennò finirò per comprarmelo io e è una spesa non indifferente, quindi per quanto riguarda i fumetti invece sono abbastanza fortunata perché sono riuscita a recuperare bene o male tutto quello che volevo o che sto seguendo in quest'ultimo periodo, ma il cofanetto del poema del vento e degli alberi è tipo bellissimo e ultimamente lo sto vedendo da diverse persone che seguo su Instagram e sono lì che dico chissà se un giorno anche io quel cofanetto bellissimo. Volevo recuperare il primo numero a Lucca, ma poi nella fretta non sono riuscita e me ne sto pentendo amaramente. Cioè lì per lì mi sono detta, ma no, hai già preso tante cose comunque, non hai bisogno anche di quello, lo recupererai più avanti, non c'è fretta. Sì, ho cercato di autoconvincermi, ma lo desidero troppo. Per quanto riguarda invece tutto il resto, ovvero accessori o cose per me stessa, come vi anticipavo poco fa, sono entrata in fissa con le cose a tema Poirot. Ho adocchiato una maglietta su Redbubble, bellissima. C'è in diversi colori, ma mi piacerebbe nera con la sagoma di Poirot, molto minimale, e con scritto Mon Ami. Veramente cult, c'è un pezzo che me lo immagino indossare in inverno con sopra il cardigan in lana, d'estate con i pantaloncini o in primavera con i mom jeans ad esempio, non lo so, io mi immagino di mettermi sempre la maglietta di Poirot perché è la vita. Su Etsy invece ho visto una custodia per i libri, simile a una tra l'altro che avevo fatto un po' di tempo fa, magari ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione alla playlist con i tutorial. In pratica è una specie di sacchetto in stoffa dove mettere i libri ed evitare quindi che si rovinino, ad esempio in borsa, in valigia o se li trasportate con voi. E su questo negozio Etsy il tessuto utilizzato per fare questo contenitore, diciamo, è Poirot, cioè c'è Poirot stampato ed è veramente molto carino anche perché il fondo è verde, che è il mio colore preferito, e quindi io sono lì che lo bramo perché mi sembra molto molto bello. Tra l'altro a me piace tantissimo tutto ciò che è fatto a mano, handmade, e questo prodotto mi sembra particolarmente curato, quindi chissà, chissà, mi piacerebbe recuperarlo in qualche modo e non soltanto per proteggere i libri, ma proprio perché la stampa con Poirot è troppo carina. Mi piacciono poi un sacco i gioielli di Estée Lalonde. Se non la conoscete, è una youtuber che a me piace tantissimo, la seguo super super volentieri. E recentemente ha fatto una collezione di gioielli per Daisy London. Penso che siano dei pezzi abbastanza semplici, però che si riescono a mettere sia per tutti i giorni che per una grande occasione. Quindi mi piacerebbe qualcosa di simile almeno, se non proprio quella linea. Infine, il mio sogno più proibito è avere un paio di pantofole Stitch che ho visto al Disney Store qualche mese fa, quando ho comprato tra l'altro questa tazza bellissima di Stitch, solo che giustamente avevano numeri da bambino, quindi non c'era il mio numero e sono rimasta malissimo. E da allora non faccio che sognare quelle pantofole di Stitch, quindi prima o poi mi piacerebbe riceverle. Questa era quindi la mia lista desideri per Natale, una lista desideri
concreta e fattibile, perché in realtà di cose che io desidero nella mia vita in generale ce ne sono tante irraggiungibili, come ad esempio andare in Giappone, però ho cercato di tenermi sulle cose più più concrete. Fatemi sapere che cosa piacerebbe ricevere a voi quest'anno per Natale, perché sono molto curiosa di sapere se desiderate qualcosa che vi serve realmente nella vita di tutti i giorni, come qualcosa per la casa, o se volete qualcosa più sfiziosa. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!